È obbligatorio il cartello presenza telecamere? Anche nelle abitazioni private? Cosa devi sapere per installarlo correttamente? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Eccomi qui. Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista felice. Sono appena tornato da una 2 giorni a Bergamo, dove ho fatto da presentatore ad un fantastico evento di iLook. È stata l'occasione per incontrare per la prima volta dal vivo Alessio Piamonti, Donato Attomanelli e un botto di amici installatori che fino ad allora avevo conosciuto solo su Facebook. Il tema dell'evento è stato come creare un sistema perfetto di videosorveglianza su tutta la filiera, dalla produzione fino all'installazione. Ed è stata l'occasione ghiotta per raccogliere le risposte degli installatori presenti alla domanda che mi ha fatto uno di voi al numero WhatsApp 333-7641-008. Vi leggo subito che cosa mi ha scritto. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, ho installato delle telecamere nelle parti comuni degli uffici dirigenziali di un'azienda. Il cliente però non vuole assolutamente mettere i cartelli di avviso con il simbolo delle telecamere perché li trova decisamente antiestetici. Sono obbligatori? Grazie. Carissimo, sono io che ringrazio te e approfitto dell'evento per registrare la risposta di 2 installatori. La domanda all'installatore. È obbligatorio il cartello con cui si indica la presenza di telecamere? Sì. Per installarlo correttamente, secondo il codice della privacy, di quali informazioni hai bisogno? Allora, per quanto riguarda un'abitazione privata, mi basta delimitare il perimetro e segnalare che all'interno del perimetro c'è un organo di ripresa. Per quanto riguarda un'attività, mi serve sapere di chi si occupa della gestione dell'impianto, cioè quindi di chi è responsabile dell'impianto, ecco. Quindi il titolare delle immagini registrate. Esatto. Il titolare della proprietà o di chi si occupa proprio dell'impianto di VCC, per esempio il proprietario o un delegato del proprietario. È obbligatorio anche nelle abitazioni private? No, è obbligatorio mettere il cartello all'esterno della proprietà per segnalare che all'interno vengono effettuate delle riprese. Anche quindi se è una casa privata? Anche se è una casa privata, sì. Ok, quindi il cartello è obbligatorio. Secondo il nostro installatore, quindi, il cartello è obbligatorio sia per le aziende che per i privati. E per una corretta installazione ci serve sapere il nome del titolare o il delegato che si occupa dell'impianto TVCC. La domanda all'installatore. È obbligatorio il cartello con cui si indica la presenza di telecamere? Assolutamente sì. Che cosa bisogna sapere per gestirlo correttamente? In che senso? Cioè, per mettere il cartello e non fare errori. Devi avere l'indicazione dell'impianto, dove viene registrato e cosa viene registrato e chi lo può gestire. Questo accade anche nelle abitazioni private? E se c'è una colf? La colf no. Secondo il nostro tecnico, il cartello è obbligatorio nelle aziende, ma non lo è dai privati, neanche se hanno una colf. E per installare correttamente il cartello, bisogna sapere dove avvengono le registrazioni, cosa viene registrato e chi lo può gestire. Quindi uno dei nostri installatori dice che il cartello è obbligatorio anche per i privati, l'altro dice invece che per i privati non è assolutamente obbligatorio. Ma prima di ascoltare la risposta corretta dal nostro esperto del giorno, vorrei un'opinione sulla privacy dall'esperto digitale dell'anno, Marco Montemagno. Ascoltiamo. Tutto quello che facciamo viene registrato e archiviato. Ma sì, chi se ne frega della privacy? Siamo monitorati e registrati a un punto tale che non ce ne rendiamo neanche conto. Farti i cazzi tuoi tranquillamente non esiste più. E a quelli che dicono che la privacy per loro non è un problema, ma che cazzo di ragionamento è? La soluzione, amici, è come dire dei ladri di polli, perché non hai nulla da dire. Nego io. Marco, è tutto chiaro, grazie. L'esperto del giorno.
L'esperto del giorno è l'avvocato Roberta Rapicavoli. Ciao Roberta. Ciao Alessandro e grazie per l'invito. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Io sono un avvocato esperto di privacy e di diritto informatico e in tali settori svolgo da anni la mia attività sia di consulenza che di formazione. La domanda del giorno è obbligatorio installare il cartello che indica la presenza delle telecamere? Allora, il cartello con cui si indica la presenza di telecamere è obbligatorio ed è obbligatorio perché si tratta di un supporto che contiene l'informativa breve. Quali obblighi prevede il codice della privacy? Allora, dobbiamo considerare che il nostro codice privacy, il decreto legislativo 196 del 2003 e anche il regolamento europeo 679/2016, il regolamento che è già in vigore ma si applicherà dal 25 maggio 2018, prevedono tra i principali obblighi da rispettare nei confronti degli interessati, cioè delle persone cui si riferiscono i dati personali, quello di fornire le informazioni sul trattamento effettuato. È tutto ben chiaro? Credo di sì. Si tratta di informazioni espressamente indicate nella normativa di riferimento. Bisogna indicare ad esempio chi è il titolare, quali sono le finalità e le modalità del trattamento, i diritti dell'interessato, la natura del conferimento. Quindi tutta una serie di informazioni che il legislatore ci dice appunto di dover fornire all'interessato. Ma quando devo fornire queste informazioni? Tali informazioni devono essere fornite prima che abbia inizio il trattamento. Allora, nel caso della videosorveglianza, i dati trattati da una società, da un esercizio commerciale, da un condominio, sono le immagini di coloro che transitano nell'area sottoposta appunto alle riprese. E quindi il titolare del trattamento, la società, l'esercizio commerciale o il condominio, per tornare agli esempi citati, devono adempiere all'obbligo informativo. Le informazioni che il codice della privacy mi obbliga a fornire all'interessato sono molte e sono molto dettagliate. Prendiamo il caso di un condominio. Come faccio io a informare tutti quelli che passano davanti alle telecamere della parte comune? Allora, lo devono fare attraverso appunto il cosiddetto cartello, cioè attraverso il modello semplificato di informativa minima, di informativa breve, che peraltro viene fornito anche dal Garante Privacy nel suo provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 2010. Ok, quindi attraverso questo cartello noi dobbiamo esporre solo alcune delle informazioni. Quali? Nel cartello si indica chi è il titolare del trattamento e qual è la finalità. Quindi il cartello deve aver scritto il titolare del trattamento, come ad esempio può essere, che ne so, Alessandro Bari, oppure l'azienda, il nome della ditta, Alessandro Bari SRL, Alessandro Bari SPA, o il nome del condominio, condominio Bari. E deve contenere anche la finalità, e la finalità potrebbe essere tutela del patrimonio aziendale, piuttosto che esigenze organizzative o produttive, oppure sicurezza sul lavoro. Ma detto questo, dove va piazzato il cartello? Allora, il cartello deve essere collocato prima del raggio d'azione delle telecamere. Questo perché, come vi dicevo, occorre informare l'interessato prima che abbia inizio il trattamento. E deve essere chiaramente visibile. Ti faccio un'ultima domanda. Anche il privato è obbligato a mettere il cartello? Il trattamento dei dati effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della normativa privacy, per cui un privato che installa un sistema di videosorveglianza, una telecamera, all'interno della propria abitazione non è tenuto ad osservare l'obbligo informativo di cui si è parlato, quindi non è tenuto a gestire concretamente il cartello che sappiamo appunto adesso essere un supporto che contiene l'informativa privacy. Bene, penso di aver capito tutto ora. Grazie Roberta, quindi il privato non è obbligato a esporre il cartello che dichiara la presenza delle telecamere. Per gli installatori che volessero contattarti, come possono fare? Chi volesse contattarmi attraverso il mio sito robertarapicavoli.it può avere tutti i miei recapiti e i miei contatti.
Ampedi che bersito! Che ci hanno mai cliccato sopra? Lo ripeto anche io, robertarapicavoli.it. Grazie Roberta. Il consiglio inutile del giorno. In riferimento a quanto abbiamo appena ascoltato da Roberta, ricordati di non acquistare dal tuo fornitore i cartelli precompilati che non abbiano lo spazio dove inserire i due dati obbligatori. Stai attento a quei fornitori che cercano di venderteli comunque. Un altro consiglio inutile del giorno. Quello che ti consiglio se fai molti impianti TVCC è di farti stampare i cartelli personalizzati, in modo tale che contengano il tuo logo, il tuo numero di telefono e il tuo sito internet. Questi cartelli che il cliente è obbligato a posizionare belli in vista ti faranno da pubblicità. Cari elettricisti, è arrivato il momento di ringraziare un nuovo finanziatore di Elettricista Felice. Alessio Piamonti! Sì, proprio lui, quello della pagina Facebook Il Professionista Elettrico. Ha deciso di fare la differenza ed entrare a far parte dell'Elettro Community Felice. È entrato nel sito micacazzi.com per donare $1 al mese su questo progetto. Grazie Alessio, grazie. Vorrei anche ringraziare uno di voi che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle su iTunes dal titolo "Troppo divertente. Non capisco nulla di elettricità, ma ascolto questo podcast che regala serenità e divertimento. Grande l'idea del format, il nuovo alto gradimento, una modalità innovativa per il podcast. Bravissimo!" Grazie mille, P. Paolo P. Grazie. Ringrazio anche coloro che hanno lasciato un loro messaggio audio al mio WhatsApp 333-76-41008. Per oggi è tutto elettricisti, ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it. E basta. Carissimi elettricisti felici, vorrei farvi ascoltare qualche registrazione fatta durante il fantastico evento di iLook. Posso farvi una domanda e pubblicare? Non è una domanda tecnica, quindi la risposta è sì. No, cioè, lo so. Ok, siete a corrente che stasera in hotel ci saranno le mignotte? Ah sì, meno male. Speravate. Pagate. Vergogna. Vergognati! Abbiamo qui Mauro Antonio. Buongiorno, amici, colleghi, buongiorno. Wow! Dici chi sei, di chi è questo volto? Sono Nicola Cesarelli. Ti ha risposto alle? Alle domande di Elettricista Felice. grande Alessandro. Wow! Chieda un attimo chi si chiama, so che tu chiami piuttosto che tieni, so il tuo, quello che ci sta dietro, esatto. Okay. Io posso dire, ascolta, ti consiglio lui, chiama lui, ok, non è, cioè va filtrato un attimo la fonte che dà determinati tipi di risposte. Ok, però attenzione, il format è così, c'è una domanda, un problema, un dubbio, all'inizio si chiamano degli elettricisti a caso e quindi quell'elettricista può dà una sua risposta, che può essere giusta o sbagliata, la risposta non viene giudicata, dopo ci sarà invece l'esperto che dà la risposta corretta secondo la norma di legge. Quindi te non è, se ti fermi a metà puntata, chiaramente ti ascolti solo la risposta. Certo, solamente quella che potrebbe essere sbagliata. Certo, perché è un'opinione di uno di noi, di un elettricista. Wow! Ringrazio L&M Impianti che ha condiviso i post della pagina Facebook Elettricista Felice. Me coglioni! Grazie, perché ogni volta che condividi
elettricista felice cresce e un a mio cugino muore. Wow! E con questa vi saluto. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo. Chiudo.